San Nicola, apostolo fedele di Cristo. Nicola nacque probabilmente a Patara di Licia, in Asia Minore, attuale Turchia, tra il 260 e il 280, in una famiglia cristiana e benestante. Perse prematuramente i genitori a causa della peste e divenne erede di un ricco patrimonio che impiegò per aiutare i bisognosi. La sua città natale si trasferì a Mira, dove venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita ne divenne successore. Imprigionato ed esiliato nel 305 da Diocleziano, fu poi liberato da Costantino nel 313 e riprese l'attività apostolica. Fu uno dei 318 partecipanti al Concilio di Nicea nel 325, durante il quale condannò duramente l'arianesimo difendendo la verità cattolica. Si occupò anche del bene dei suoi concittadini, ottenne dei rifornimenti durante una carestia e la riduzione delle imposte dall'imperatore. Morì a Mira il 6 dicembre, presumibilmente nell'anno 343, forse nel monastero di Sion. Le sue spoglie furono conservate con grande devozione di popolo nella cattedrale di Mira fino al 1087. Quando la città cadde in mano musulmana, Bari e Venezia, che erano dirette rivali nei traffici marittimi con l'Oriente, entrarono in competizione per il trasferimento in Occidente delle reliquie del santo. Una spedizione barese di 72 marinai raggiunse Mira e si impadronì delle spoglie di Nicola, che giunsero a Bari il 9 maggio 1087. Nicola diventò così Nicola di Bari. Benediciamo il Signore.